Sì, sicuramente c'ha più soldi di me, quindi paga lui. Non perché oggi hai vinto tu la sfida personale. No, pari, è andata pari, quindi pari e parte, insomma. C'è amarezza per questa vittoria, Matteo, svanita al 90esimo, anche se il gol, anche il vostro gol era scaturito da un errore evidente del portiere. Però quando al 90esimo sei in vantaggio, pensi di poterla portare a casa? Certo, c'è il rammarico perché appunto è arrivato questo pareggio alla fine. Avevamo comunque giocato non una grandissima partita, perché era difficile giocare contro di loro, perché si sono chiusi abbastanza bene, erano molto temibili nelle ripartenze. Secondo tempo siamo andati un po' meglio, siamo riusciti a trovare l'episodio per sbloccarla e peccato non averla portata a termine. Presidente, molto arrabbiato ai nostri microfoni perché prima della punizione di Valzania, la punizione fischiata a Scognamiglio, il presidente assolutamente non era fallo, era dalla parte vostra. Tu che mi puoi dire? Come ho detto ai colleghi, non ho visto, non posso giudicare perché veramente non mi sono accorto, quindi non saprei cosa dirti. Il cambio del modulo, quando vi ha detto il vostro allenatore che ci sarebbe stato questo cambio, e nel primo tempo con questo nuovo modulo non si è visto il miglior Pescara? No, già inizio settimana ci aveva comunque detto che voleva cambiare qualcosa. Sì, eravamo al primo tempo un po' contratti, comunque loro erano ben messi, non è stata sicuramente il miglior Pescara per quello che abbiamo abituato a far vedere negli ultimi tempi, un po' meglio nel secondo tempo, però dai, si può anche pareggiare, comunque va bene anche così. Alla fine abbiamo anche rischiato di perderla, c'è stata una grande parata di Castrati, quindi prendiamoci il punto con positività. C'è rammarico, capisco, perché siamo i primi a essere rammaricati, però guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno. Quindi allora prenderei la cena di Daniel a Natale, questo l'abbiamo appurato, però un'altra considerazione volevo farti. Presidente non ne vuole sentir parlare, ma per 10 minuti eravate da soli in zona Serie A. Sì, sì, lo eravamo anche l'anno scorso per gran parte del campionato, quindi sì, comunque stiamo facendo un po' un campionato, dai, alla fine di tutto, nonostante all'inizio qualche prestazione altalenante, dai, ci siamo rimessi bene in carreggiata, abbiamo trovato una continuità, quindi va bene così, comunque 7 punti in 3 partite non è male, dai. Avete affrontato, come diceva ieri Zauri, sulla carta uno squadrone, e domenica prossima andrete a giocare al Curi contro il Perugia, che sulla carta è altra formazione costruita per, se non vincere questo campionato, comunque provarci. Sì, è una squadra costruita, anche il Perugia è una squadra costruita per vincere, è un potenziale offensivo abbastanza importante, però le partite vanno giocate, siamo andati in tutti i campi noi a giocarcela e andremo anche al Curi.